Ciao a tutti, al posto del solito post lunghissimo che mi verrebbe di fare su Facebook in questo giorno, mi sento di fare un video e finalmente ci siamo arrivati al traguardo, questa benedetta laurea triennale finalmente arrivata dopo ben 15 anni. 15 anni, non mi vergogno di dirlo, per una laurea triennale sembrerebbe, caspita, questo è un fenomeno, perché per conseguire una sola laurea triennale ci ho messo 15 anni, però vi assicuro che non è stato per niente facile, è stata un'impresa, come si suol dire, perché a differenza della prima laurea, lingue e letterature straniere conseguita nel giro di 5 anni, quindi più o meno nei tempi legali, questa mi ha fatto sudare non 7, non 14, ma tantissime camicie. Per cui sono contentissimo, siamo arrivati al traguardo e mi viene da spendere un pensiero per voi studenti alle prime armi, un pensiero che ho maturato riflettendo durante il percorso, durante entrambi i percorsi universitari lunghissimi. Io vi dico, in questi percorsi ho incontrato, parlo dei docenti, degli assistenti, dei ricercatori, ho incontrato oltre a dei luminari, oltre a delle persone preparatissime, ciascuno nella propria disciplina, nella facoltà di lingue, adesso dipartimento di lingue, poi nel dipartimento di giurisprudenza, oltre a dei docenti preparatissimi nella loro materia, ho incontrato delle persone con un enorme senso di umanità, dei veri e propri maestri di vita che mi hanno insegnato a vivere. Delle persone che sono intelligentissime, ripeto, senso di umanità, e che non sono assolutamente contro lo studente. Non pensiate che c'è il prof all'esame che è arrabbiatissimo, che ce l'ha con voi, che vuole sfogare la sua rabbia contro di voi. Può capitare che per la materia il prof sia un po' più severo, che il prof sia un po' più esigente, quello ci sta, ma se il prof vede l'impegno da parte vostra, non vi metterà mai i bastoni fra le ruote, anzi, cercherà sempre di aiutarvi, questo mi sento di dirlo. Per cui, se siete convinti di quello che avete scelto, buttatevi, immergetevi, non abbiate paura. Se qualche esame va male, recuperate, prima o poi andrà bene. I prof sono delle persone che prima di voi, prima di noi, anche nel mio caso, sono passate dalla vostra stessa identica strada, quindi sanno benissimo, molto meglio di voi, che cosa state facendo, e sono lì perché hanno la passione per quello che fanno, per cui hanno la passione anche per quello che state facendo voi. Per cui ragazzi, coraggio, se scegliete un percorso, buttatevi dentro, andate alla grande e vedrete che ce la farete. Un abbraccio a tutti, ciao!